In genere il lavoro dell'Avis è un lavoro costante sul territorio, non sempre riusciamo a vedere gli stand dell'Avis dislocati insomma in città, però l'Avis lavora sempre. Se lei tiene presente che sul territorio, quasi in ogni città della nostra provincia di Salerno, Nocera, Nocera Superiore, Sarno, c'è un'Avis che lavora costantemente con gli ospedali per portare il sangue a chi ne ha bisogno. È come un'assicurazione, diciamoci la verità, ma comunque è un sistema per tenere sotto controllo la propria salute. Quali sono i numeri? C'è l'interesse o comunque insomma la sensibilità a donare? Allora, la sensibilità non è. Da noi siamo ancora al donare perché c'è il parente malato, che è un po' forse secondo me la cosa più brutta per cominciare, perché è meglio cominciare, ecco, quando noi andiamo nelle scuole, cominciare a 18 anni insieme ai compagni in una cosa goliardica senza avere la pressione della malattia. Però i numeri, insomma, l'ospedale di Nocera faceva fino all'anno scorso più di 10.000 donazioni l'anno, quindi credo che il territorio, insomma, sia abbastanza autosufficiente.